Ed ecco il fischio iniziale. Siamo a risultato. Attenzione, il gol da parte della formazione ospite con il numero 7 Iosico. Vediamo Giappa. Il pallone per Kainan e sbaglia. Per ora la fase difensiva della formazione ospite, che trova anche in Lion un ottimo difensore. Passaggio sbagliato, attenzione a questo contropiede con Romano, e la possibilità è realizzata con André, che mette il pallone in rete. Pronto Pedotti, e il gol è il 3-0 di Fornari. La barriera a due, parte il sinistro e sul palo, a togliere letteralmente il pallone dalla porta Fornari. La compagine di Francesco Cipolla, che ha chiuso i primi 20 minuti di gioco in vantaggio per 3-0. Lion, poi lo scarico ottimo da parte della Feldi. Romano e il gol da parte di Romano con il piatto destro in fila sull'angolino. 0-4. Eccolo qui il portiere di movimento, niente da fare, eccola qui, attenzione, e arriva il quinto gol Romano, la doppietta per il giocatore dell'Eboli. Giappa prova il tiro e poi c'è lo sbaglio da parte di Bellomo. Una partita che sembra quasi in questi ultimi minuti un allenamento di una squadra. Attenzione, perché c'è la possibilità del gol, infatti è così, e quindi il sesto gol è sicuramente un periodo molto importante, come dicevo, per la Came, per cercare di recuperare risultati importanti. Intanto c'è il gol, il settimo gol da parte con il numero 24 Caponigro, e finisce la partita. Un ottimo Feldi Eboli.